l'Italia e la Spagna i prossimi non due mesi, 20 anni noi avremo alta disoccupazione e bassa crescita. Di fronte a una prospettiva di questo genere non c'è job act che tenga, bisogna che rivoluzioniamo il nostro pensiero. Noi siamo un paese nel quale gli straordinari, grazie alle politiche di Sacconi e del centrodestra, costano meno dell'ora normalmente lavorata. Bisogna che costino di più, questa è la mia proposta. Siamo un paese che, se vuole trovare occupazione alle nuove generazioni, deve fare due operazioni. La prima, quella che io propongo, spero che mi diano ragione e ascolto, di consentire una flessibilità nel sistema pensionistico che consenta alle persone più anziane di andare in pensione, liberando posti per i giovani. La seconda, bisogna redistribuire gli orari di lavoro, lavorare un po' meno tutti, magari rimettendoci un po' di salario, ma non in modo proporzionale, facendo dei contratti di solidarietà espansivi e difensivi, il fulcro di una nuova politica dell'occupazione. Il cittadino dice: vabbè, questa è la situazione, voi siete rappresentanti PD di questo partito, ma cosa sta succedendo? Quindi sul 184.000, che era questo saldo positivo, esponenti del PD dicevano: primo effetto del Job Act, caratteri cubitali, quindi nuove assunzioni, ecco la ripresa. Altri esponenti sempre dello stesso PD: no, questo è veramente un flop, anzi sono tutte stabilizzazioni di precariato che quindi le aziende fanno perché hanno questo sgravio nei contributi fino a un massimo di 8.000 euro mi sembra ogni dipendente, vero? Ecco, 8.060, e quindi è una, diciamo, un'operazione che permette all'azienda chiaramente di variare i contratti, continuare a far lavorare magari gli stessi dipendenti con un contratto diverso a tutele crescenti, dove anzi si facilita poi il licenziamento per i motivi che abbiamo detto. Quindi ecco, che dire, noi all'interno del PD dobbiamo sicuramente, insomma, farci un'autocritica